Passiamo a un grande, veramente un top player del passato. Oggi si dice top player, prima si diceva campione, supercampione, fuori classe. Ha vinto tutto, è stato vice campione d'Europa, cioè campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 70, ha vinto Coppe dei Campioni, Coppe Intercontinentali. È stato uno dei più grandi giocatori del mondo di tutti i tempi. E con noi a Giulia, Settimana Azzurra, niente meno che Sandro Mazzola. Buonasera, Sandro. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie molte per aver accettato la nostra richiesta di intervistarti in questa trasmissione che si chiama Settimana Azzurra, che è una trasmissione sul Napoli, chiaramente fatta da Napoli, dalla televisione Giulia Italia. Tu sai bene che i napoletani ti hanno sempre rispettato e amato come grande campione di grande serietà e anche di grandissime qualità tecniche, insomma. Io ricordo una volta che tu hai fatto un gol al San Paolo. Praticamente da centrocampo, insomma, c'era Carmignani in porta e non riuscì a prenderlo. Non so se te lo ricordi, questo è stato uno dei gol bellissimi tuoi. Sì, me lo Te lo ricordo. Ma io ricordi? avevo un grande amico a Napoli, Chi era? il magazziniere del Napoli, Gaetano. Ah, ecco, che ora c'è Starace. Prima, chi era? Gaetano era il magazziniere che c'era prima, quando giocavamo con la nazionale. Sì. Allora lui faceva un caffè che era la fine del mondo, e allora io andavo con Giuliano a bere il caffè, poi Sì. vado giù a giocare con l'Inter e Gaetano mi dice: "Non te lo posso dare il caffè." Ah no. "Come non lo posso?" "E adesso sei l'avversario, se non me lo dice da solo non te lo posso Ma dare." questo è Allora ho bello. chiamato Giuliano, che allora mi ha dato il caffè, ma il caffè che faceva lui non Era l'ho mai proprio. più mangiato in vita mia, alla fine Ma del a mondo. Napoli tu lo sai, insomma, è la Mannì. città del caffè. Forse questo Subì. ex massaggiatore lo faceva ancora più buono, forse con la caffettiera napoletana vera e propria, insomma, per Sì, cui. caffettiera napoletana, me la ricordo, sì. Oltre quel gol che ho menzionato poc'anzi, un Napoli-Inter che finì 3-3, me la ricordo quella partita perché giocavo con i pulcini del Napoli e facevo il raccattapalle in quella partita, insomma, ti ho conosciuto anche di persona. Hai altri ricordi con la nazionale quando sei venuto al San Paolo, con l'Inter stesso, insomma? Ma era sempre una festa venire a Napoli. Poi devo dire che anche se io venivo con l'Inter contro il Napoli, i tifosi del Napoli mi hanno sempre trattato molto, È molto vero. bene. È vero, sempre con grande rispetto. Sì. Per cui, insomma, sono felice di averti qua, insomma. Ecco, a proposito del Napoli, che segui anche per la Rai, insomma, il campionato, insomma, a proposito, ho sentito dire che, insomma, hai fatto qualche critica ai giocatori del Milan e dell'Inter, o sbaglio? Beh, è stata una partitaccia, sinceramente. Cioè, io in un derby voglio vedere la voglia di vincere, e non l'ho vista. Si sono accontentati tutti, una cosa e quell'altra, ti tocchi in mezzo al campo, È e vero che hai quindi. detto, ora ce lo puoi dire dal vivo, che se i giocatori del Milan e dell'Inter non sanno giocare, cosa ci possono fare gli allenatori? Eh sì, l'ho detto, Ah, l'hai è detto. vero. Ah, ecco, Più io di sono un tanto giocatore. l'allenatore non può Manco a fare. farla apposta. Prima si parlava della bufala dell'arabo che voleva comprare il Napoli, invece era tutta una cosa montata d'arte da qualcuno per vendere più copie di giornale o per fare più audience. Invece non c'è nulla. Io ho parlato con De Laurentiis e con delle persone molto vicine a lui che mi hanno smentito che non c'è mai stato nemmeno un pourparlers. Niente, per cui insomma, io sono uno che prima di dire una notizia la verifica, ora ti ho chiesto a te se effettivamente avevi detto quella frase o meno. Invece ora qui il giornalismo a volte insomma, si pigliano delle frasi così estrapolate e la si butta come se fossero verità, insomma. È vero, è vero. Ormai è così, è È così. così purtroppo, è triste ma è così. Io almeno io mi faccio fuori da questo tipo di giornalismo. Sandro, il momento del Napoli che insomma sta lì per decollare, poi dopo una bella striscia positiva con l'ultima vittoria anche a Firenze di 15 giorni fa, è tornato di nuovo il Napoli colabrodo che prende gol assurdi per una squadra di Serie A con degli errori marchiani, madornali dei suoi difensori e anche del portiere, insomma. E questo Ma Napoli. l'ultima è stranissima. Io credevo fosse finita la partita a un certo Ecco, punto. infatti. Non so, è difficile capire, perché i giocatori Napoli ce li ha, secondo me. Non riesco a capire come mai non riesce a superare quel quid per portarsi a
a livello di quelle altre, perché i giocatori per me li avrebbe. Perché vedi, con la Roma pochi giorni, 20 giorni fa l'abbiamo messo sotto al San Paolo 2-0 e se finiva 5-6-0 per il Napoli, se ti ricordi, la Roma non capiva nulla, insomma, è stata messa sotto dal E Napoli. arrivava una Roma che stava giocando E il benissimo. Napoli l'ha messo sotto, gli ha dato soltanto un 2-0, ma poteva essere un risultato molto più congruo, più rotondo. E invece poi col Cagliari io credo che sia proprio un difetto di concentrazione. Questi ragazzi evidentemente quando giocano contro una squadra che non ha un grande nome e che magari stanno vincendo 2-0 Pensano che è finita, si pensano rilassano che sia finita la inconsapevolmente, penso, partita. ecco, per esempio ieri mi è sembrata la fotocopia che la partita col Palermo si vinceva 2-0 dopo pochi minuti, alla fine finiva 3-3. È la stessa Sì. cosa, insomma, cioè, questa secondo me è una questione proprio di concentrazione. Tu che sei stato un grande campione ad altissimi livelli, non Ma so. sai, il mio allenatore, uno dei più grandi che ho avuto, Elenio Herrera, Sì. Ecco. diceva: io prima alleno la testa, poi alleno le gambe. Ecco, forse c'è da allenare un po' Bravo. la testa, convincerli che sono forti, ma che però se non continui la partita, gli altri ti fregano. Ecco, infatti il mago Herrera è stato secondo me un precursore. Secondo me gli allenatori che oggi guadagnano bene e fanno tanto debbono ringraziare Elenio Herrera, che è stato il vero primo grande allenatore che si è fatto rispettare come allenatore. Non so se sei della Sì, mia no, stessa. è vero, ed è stato anche il primo grande allenatore che ha guadagnato tanto, ha Esatto. fatto iniziare i contratti ad essere i contratti importanti. È un po' quello che dicevo io poc'anzi, ha fatto veramente fatto crescere gli allenatori, poi in futuro devono a loro quello che oggi percepiscono, perché Elenio Herrera ha dato il là a questa nuova figura dell'allenatore, insomma, che tu hai vinto tutto con lui, Coppa dei Campioni, Coppa Inter. Hai un ricordo particolare di questo grande allenatore? Ma guarda, ricordo in particolare che quando, non so, doveva arrivare il derby e io avevo fatto 2 gol la partita prima, quindi ero un po' gasato, e lui subito al martedì, ripresa allenamenti, mi chiama, giri di campo camminando e mi dice: guarda che domenica c'è uno che non te l'ha fatta mai vedere a te. Chi era? Io lo guardo e dico: no, scusi, mister, ma io ci gioco anche in nazionale, bravo, però. Sì. No, no, Roberto Losato non te Ah, l'ha fatta Rosato. vedere e mi racconta Lo due o stop tre del cose Milan. della partita dell'anno prima dove effettivamente Rosato. mi aveva anticipato, però avevo fatto gol Sai, ugualmente. Sandro, No, che sei stato fortunato a fare gol, preparati bene. sai che il nostro editore Lucio Varriale è simpatizzante dell'Inter, probabilmente anche tifoso, Sì, non l'ha lo mai so, detto. lo so. Anche il figlio Livio, insomma, gli piace sia il Napoli che l'Inter. Hai qualche ricordo per quanto riguarda le tue coppe dei campioni, quando erano veramente coppe dei campioni, non queste Champions League, poi hanno cambiato il nome, che insomma hanno un pochettino tolto quella verve, personalità che aveva questa coppa, che ora non c'è più, insomma. Ma guarda, io ricordo soprattutto la prima finale contro Quale? il Real Madrid di Alfredo Di Stefano Dove era? A Vienna, sì. a Vienna abbiamo giocato e io quando negli anni precedenti a casa non avevamo la televisione, non stavamo molto bene e andavo sempre a vederla, se non c'era una squadra facevano solo la finale, andavo in un'osteria sotto casa, un bicchiere di spuma Johnny e potevi stare a vedere la partita. E vedevo sempre questo Real Madrid di Stefano, Puskas, Gento, per me era la fine del mondo. E arrivo a giocare contro questi a Vienna, e prima di entrare in campo si passava sotto le tribune, ci si fermava per aspettare l'arbitro e io guardo Alfredo Di Stefano e dicevo tra me: ma non è possibile. Lo vedevo alto 2 metri, grande, grosso, Invece, bellissimo. E avevo un mio compagno, Luis Suarez, che aveva già fatto le altro grande coppe. campione. Grande, che mi picchia la mano sulla spalla e mi fa: senti un po', noi andiamo a fare la finale di Coppa dei Campioni, tu stai a guardare Alfredo. Allora mi sono svegliato e poi il più bello è stato quando al 40esimo io ho fatto il primo gol, ho fatto il gol, per me la partita era finita, avevo fatto gol al Real Madrid, Insomma, io ti di solito non bastava. festeggiavo tanto, lì ho fatto 2 capriole e allora anche stavolta arrivò Suarez e mi disse: oh, te festeggia che questi ci fanno due pappine, vieni via. Grande, grande Mazzola, grande persona, grande campione. Proprio una chicca, l'ultima, quei 6 minuti di Gianni Rivera nella finale Italia-Brasile del Messico 70, che Ah, c'eri anche tu, insomma, quella ma staffetta noi che è rimasta italiani nella storia. siamo solo noi capaci. Il Brasile giocava con 5 numeri 10, noi ne avevamo 2, ne giocava uno o È l'altro. sempre E io mi la solita. ricordo che a quel punto Valcareggi chiamò per farmi uscire.
E io a 7 minuti dalla fine dissi: no, io Non esco. non mi levo, stiamo perdendo e non scappo. Allora chiamò Boninsegna, che aveva assistito alla scena, che si è messo a ridere, è uscito lui. Senti, ma tu che hai giocato anche contro Pelé, che io Mamma mia. ho anche conosciuto a Napoli, una volta venne in amichevole col Santos. A Napoli c'è stato anche Diego Maradona. Tu che hai giocato contro Pelé, secondo te chi è stato il più grande giocatore di tutti i tempi? Sinceramente, Pelé o Maradona? È una bella lotta, è una bella lotta. Sai cosa? Maradona ha giocato in Europa, era Sì. molto più difficile giocare in Europa. Pelé giocava laggiù, veniva ogni tanto qua, per cui credo che sia stata più difficile la vita di Maradona e se ha fatto quello che ha fatto lo metto primo. Ecco, benissimo. Io ti ringrazio, Sandro. Se casomai capiti a Napoli, ti chiamo, magari ci onori di venire qui a Giro Benissimo, d'Italia. benissimo. Rimani sempre una persona straordinaria e i tuoi gol, le tue gesta, insomma, di grande campione, di top player, come si dice oggi, rimarranno per sempre nella storia del calcio. Tu fai parte della storia del calcio mondiale. Grazie. Grazie, Grazie a grazie a te, voi, grazie. buonasera a Grazie, tutti. Sandro. Buonasera.